Investimenti e contributi economici a sostegno del comparto agricolo in Sicilia mediante i fondi comunitari del PSR 2014-2020 e relative sottomisure. Questi e altri i temi affrontati, se non di rappresentanza Mario Scelba del municipio di Caltagirone, alla presenza di tecnici operatori a vario titolo che operano nel filone dell'agricoltura. Nel corso dell'assemblea sono state affrontate le varie argomentazioni legate sia ai criteri di selezione ai bandi, sia delle procedure per accedere agli stessi. Ad illustrarne i dettagli è il massimo dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania, Giovanni Sutera. Questa è la prima uscita in assoluto a livello regionale che l'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania ha voluto organizzare su richiesta del territorio, ma anche per un dovere istituzionale, perché credo che ormai siamo al punto di partenza. Sono stati pubblicati i primi bandi. In questo momento c'era una grande attesa di conoscere la strutturazione della misura 4.1 e 4.2 che riguarda le aziende agricole e l'agroindustria. Quindi ci siamo interessati. Quindi abbiamo voluto iniziare questi incontri sul territorio e stiamo partendo per la provincia di Catania, proprio da Caltagirone, perché è una zona particolarmente sensibile, ricca di eccellenze, con delle imprese agricole forti, produttive, presenti nel territorio e molto importante per l'economia della zona. L'assessorato all'agricoltura della Regione Siciliana ha quindi avviato il ciclo dei seminari informativi nella provincia di Catania riguardanti le varie misure di investimento del PSR, che dopo varie traversie burocratiche dovrebbero essere ormai sbloccati. Caltagirone, con particolare riferimento all'area del Calatino, è così stata la prima piazza scelta per divulgare i benefici degli stessi bandi, conclude il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo. E questo per l'amministrazione è un fatto assolutamente importante perché alla presenza di molti tecnici, anche di molti imprenditori agricoli, di giovani imprenditori agricoli, i funzionari hanno potuto illustrare gli elementi principali di questa misura europea che complessivamente dovrebbe portare alla Sicilia nei 6 anni di programmazione. Ovviamente siamo già un po' in ritardo, ma speriamo che questo ritardo possa essere presto recuperato, oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro.